Quante cose fantastiche si possono dire a proposito dei fagioli. I fagioli sono buoni, costano poco, fanno bene e possono essere usati in qualsiasi portata. E allora perché non li mangiamo più spesso? Qualcuno dice che impiegano troppo tempo a cuocere, altri ne ignorano la versatilità, ma probabilmente a tenere le persone lontane dai fagioli è la loro triste fama di produrre gas nell'intestino. Se però si considerano i numerosi vantaggi di questo legume, è un vero peccato non approfittarne. I fagioli sono ottime fonti di fibre, potassio e vitamine del gruppo B e una ciotola di fagioli cotti può arrivare a contenere 16 grammi di proteine. Inoltre, come tutti i cibi di origine vegetale, i fagioli sono privi di colesterolo e hanno un basso contenuto di grassi e di sodio. I fagioli sono anche l'unico alimento che compare due volte nella piramide alimentare, nel gruppo delle proteine e in quello delle verdure. Il gusto dei fagioli va dal sapore delicato dei cannellini a quello più deciso del fagiolo di Lima. Anche la loro consistenza è variabile, il che li rende particolarmente apprezzati da chi ama sperimentare in cucina. Anche se tradizionalmente l'hummus si prepara con i ceci, è possibile ridurre in purè qualsiasi tipo di fagiolo e creare una salsa per le verdure crude o da spalmare sul pane. E non ridete, potete usare purè di fagioli come alternativa a ingredienti grassi in piatti da cuocere al forno, come ciambelloni, muffin e biscotti al cioccolato. Le insalate di fagioli con verdure a cubetti in salsa vinaigrette sono ottime appena preparate, ma diventano ancora più squisite il giorno dopo. Inoltre, un barattolo di fagioli può diventare una deliziosa e sana minestra. I fagioli di soia poi sono unici, in quanto sono l'unica verdura a proteine complete e sono disponibili in tante forme diverse. I semi di soia freschi bolliti, chiamati edamame, sono perfetti per uno spuntino, ma possono anche essere aggiunti nelle zuppe e saltati in padella. Il tofu, formaggio ricavato dal latte di soia, è disponibile in tante forme diverse per consistenza, da molto morbida a compatta. Il tofu morbido può essere usato per preparare un denso frullato alla frutta, mentre quello compatto, marinato e cotto alla griglia è un buon sostituto della carne. Potete anche congelare il tofu compatto. Quando si scongela perde i liquidi e, assumendo una consistenza friabile, può essere usato allo stesso modo della carne macinata. Come altri alimenti di origine vegetale, anche i fagioli contengono alcuni carboidrati non digeribili che possono causare la formazione di gas. Anche se non tutti abbiamo enzimi in grado di digerire questi carboidrati, i batteri presenti nell'intestino riescono a scomporli, ma questo processo ha come conseguenza la formazione di gas. Legumi più piccoli come lenticchie e piselli secchi sembrano produrre meno gas rispetto a varietà di fagioli più grandi come i borlotti. Inoltre, se i fagioli vengono tenuti in ammollo prima della cottura, l'inconveniente del gas può essere ridotto. Il metodo migliore consiste nel portare a bollore i fagioli secchi e farli cuocere per 2-3 minuti, toglierli dal fuoco e farli riposare per qualche ora. Poiché gran parte dei carboidrati non digeribili rimane nell'acqua della bollitura, i fagioli vanno scolati e messi a cuocere in acqua nuova. Anche lavare con acqua i fagioli in scatola aiuta a eliminare in parte i carboidrati più indigesti. Quindi il problema gas non può essere di ostacolo per beneficiare delle proprietà di un cibo così buono e salutare. Sappiate inoltre che mangiando fagioli regolarmente l'organismo si abitua e il gas prodotto sarà sempre di meno.